Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Luca Valzania. È arrivato in bianco e nero la settimana scorsa dalla Cremonese a titolo temporaneo. Ha già esordito a Parma appunto contro i Crociati. Oggi lo conosceremo meglio. Parola a voi per le domande. Iniziamo da Massimiliano Mariotti, Resto del Carlino e Gazzetta dello Sport. Buonasera Valzania, benvenuto. Ha già avuto la possibilità di fare il suo battesimo di fuoco perché il match contro la capolista era il meno indicato con cui riprendere il cammino. Le cose sono andate bene, addirittura si poteva forse anche fare il colpaccio, però quello che le chiedo è le sensazioni avute a livello personale e che tipo di gara è stata. Ciao, piacere. No, io sono contento di essere qua. C'è stato un interesse molto forte da parte sia del direttore che del mister nei miei confronti e per me questo è stato, diciamo, l'ago della bilancia perché vengo comunque da un periodo un po' di inattività a partire dall'infortunio, comunque gli ultimi mesi a Cremona in cui praticamente ho giocato pochissimo. Quindi sotto questo punto di vista mi ha fatto veramente tanto piacere e della loro stima, della loro fiducia nei miei confronti. È stata una partita a Parma, secondo me ha fatto un'ottima gara. Potevamo magari nel momento in cui siamo passati in vantaggio cercare magari di gestirla in maniera diversa per non prendere gol, però comunque è un buon punto, è un punto secondo me da cui dobbiamo partire, un punto che ci dà morale perché comunque sia fare punti a Parma contro la prima in classifica che è una delle pretendenti al salto di categoria. Quindi penso che abbiamo messo un po' le basi per questo girone di ritorno. Ciao Valzerina, sono Anna Rita Marini del Corriere Adriatico. Piacere. Hai iniziato gli allenamenti già da qualche giorno con Fabrizio Castori, allenamenti pesanti, lunghi, Abbastanza. avrei trovato un po' di differenza, nel Sì, senso. quello sicuramente sì. Quindi mi serve magari un po' di adattamento, però appena ti adatti, poi mi hanno detto in molti che noti la differenza, Si quindi. nota soprattutto in campo, da quando arrivo in Esatto. pista vediamo la differenza. Io domenica hai fatto l'esordio con l'Ascoli e già subito abbiamo visto che passa sei fatto, anche se ti conoscevamo benissimo, però hai dimostrato subito di aver preso visione della squadra, no? Cioè, passaggi filtranti, insomma, quello che deve fare un giocatore del tuo calibro. Penso che abbia bisogno di mettere su condizione, perché comunque sia, come ho detto prima, a livello di nei mesi passati sono stati un po' difficili, un po' particolari per me, quindi la prima cosa che mi interessa è mettere su condizione per essere in grado poi di aiutare nel modo migliore che possa la squadra. E io quando sono arrivato qua tutti mi hanno accolto molto bene, da partire dalla società, dal mister, ma soprattutto i compagni, quindi ho avuto la possibilità già nell'arco di una settimana di integrarmi subito e questo penso che per noi giocatori sia molto importante perché così entri subito nella squadra, entri subito nell'idea che ha la squadra, sia da parte del mister, le sue idee. Quindi, sotto questo punto di vista, sono molto contento. È normale che penso di essere un giocatore importante per questa categoria e penso di poter dare una mano a questa squadra comunque a raggiungere l'obiettivo di salvarci. E come detto prima, ho bisogno magari di qualche partita per mettere su ancora più condizioni per essere poi in grado di, come dire, mettere in luce magari tutte le mie caratteristiche. Questo è l'obiettivo che mi sono posto e spero di, nell'arco comunque di questo girone di ritorno, di poter dare una mano il più possibile. Noi guardando la partita abbiamo detto finalmente chi subentra svolta la partita, nel senso che per la prima volta abbiamo visto due giocatori, sia te che Celia, che siete entrati in campo e avete dato veramente una mano, si è vista la differenza di qualità. No? Questa è la nostra opinione che l'abbiamo detto tra noi e voi. Tu dall'esterno, quando vedevi giocare l'Ascoli, oppure prima di arrivare all'Ascoli, ti sarei fatto un'idea, no, sulla squadra. Adesso che ci stai dentro questa squadra e che l'hai vista giocare a Parma, prima dalla panchina, poi dal campo, che idea ti sei fatta adesso? Penso che sia una squadra che, soprattutto quando è arrivato il mister, ogni partita ha messo dentro un tassello in più. Ogni partita ha aggiunto qualcosina sia nella ricerca del risultato, ma anche nella ricerca della prestazione nell'arco dei 90 minuti. Sicuramente
sia a livello di carattere, comunque a livello di compattezza di squadra e ovviamente poi la ricerca del gol, perché comunque sia, penso che sia l'indirizzo di una partita per cercare di vincerla è l'obiettivo. È una squadra magari sotto certi punti di vista giovane, che magari non ci sono stati mesi precedenti, quindi non posso dirlo e non sono qua ovviamente a giudicare. Penso che abbia bisogno di crescere anche sotto quel punto di vista lì, di mettere dentro, perché comunque sia, la fiducia ti dà tanto nell'interno di un campionato, nei momenti che magari possono essere un po' in difficoltà, se tu sei fiducioso comunque nelle tue caratteristiche di una squadra, in quello che richiede il mister, magari in quei momenti di difficoltà riesci a passarli più velocemente possibile che invece magari entrare in quel vortice che con un campionato di B, se entri in quel vortice lì è davvero una cosa brutta, perché non brutta, termine magari sbagliato, però ti fa passare partita dopo partita ed essere sempre più in difficoltà. Quindi penso che la squadra sotto questo punto di vista sia cresciuta. E la partita di Parma ne è stata un buon esempio, perché comunque sia, siamo stati in grado anche all'interno della partita stessa di soffrire, di stare lì, e poi quando è stato il momento di attaccare, il momento di cercare di far gol, abbiamo avuto diverse palle gol sia nel primo tempo ma anche magari subito dopo il gol. Quindi penso che la strada sia giusta e il percorso da fare siamo, secondo me, molto in grado di farlo nel modo giusto. Grazie. Buongiorno Luca, Marco Mabili, Piceno Time, ben arrivato ad Grazie. Ascoli. Mezzala destra o mezzala sinistra? Qual è il tuo ruolo preferito? Io preferisco destra. Ho giocato spesso anche a sinistra, comunque all'interno dei ruoli del centrocampo, bene o male li ho ricoperti un po' tutti, però se devo essere sincero, dove mi sento anche magari un po' più a mio agio, proprio all'interno del ruolo mezzala a destra. A te magari verrà chiesto anche un contributo in zona gol. Una delle pecche dell'Ascoli nella prima fase di stagione sono stati i pochi gol dei centrocampisti. Nell'arco della mia carriera comunque sia ha fatto diverse stagioni con qualche gol. Adesso è un po' di periodo che mi manca il gol, devo essere sincero, quindi è anche un obiettivo mio personale e ritornare al gol, perché penso che comunque sia, anche se magari non è un ruolo che il gol è alla base, però penso che ti dia comunque sia per un giocatore molta fiducia nelle proprie sia caratteristiche, magari, ripeto, è un ruolo che, come hai detto tu adesso, dà alla squadra magari qualcosina in più, anche se magari un centrocampista è in grado di fare quei 4-5 gol a stagione, nell'arco di una stagione, possono portarti punti pesanti. Come state preparando il match con il Bari? Una squadra scorbutica, una squadra che con Marino sta cambiando anche tatticamente molto, hanno anche loro avuto degli innesti, è la squadra statisticamente che pareggia di più in questa Serie B. Penso che è una buona squadra, ha avuto magari negli ultimi periodi un po' di alti e bassi, però ha fatto qualche innesto importante, soprattutto davanti. Quindi è una squadra in cui dobbiamo stare molto attenti, perché è una squadra che magari nell'arco anche della stessa partita magari pensi di essere non dico dominio, però magari che loro sono in difficoltà e magari e ti tirano fuori una giocata dei singoli e ti possono mettere in difficoltà in questo. Quindi dovremmo essere molto bravi e attenti a gestire bene la loro fase offensiva e poi attaccarli dove invece noi siamo molto bravi. Nel corso della tua carriera, poche volte forse ti sei ritrovato a dover lottare in una squadra che si trova nei bassi fondi della classifica. Come vedi la lotta per la salvezza attuale, che comunque vede impiegate anche squadre che ad agosto probabilmente nessuno metteva lì, tipo Spezia? Il campionato di B è molto particolare, quindi penso più squadre possibili abbiamo in questa rincorsa alla salvezza e paradossalmente meglio è, a mio avviso, perché in genere di ritorno è un campionato, molti dicono un campionato a sé, ed è anche vero, e quindi sotto questo punto di vista può succedere di tutto, può succedere che magari alcune squadre che magari adesso sono in
diciamo, tranquille, magari hanno quel periodo di buio, quel periodo di difficoltà, e noi dobbiamo essere bravi a essere lucidi, a essere, guardare partita dopo partita e cercare di fare ovviamente più punti possibili, anche magari nel piccolo periodo, perché magari ti porta più entusiasmo, ti fa stare con la testa magari un po' più tranquillo e quindi vai ad affrontare magari alcune gare che possono essere critiche, le vai ad affrontare in maniera diversa. Però noi sappiamo che dobbiamo guardare alla 19ª partita del girone di ritorno, quindi a fine campionato deve essere quello lì il nostro obiettivo. E penso che abbiamo buone possibilità, abbiamo una rosa che sta crescendo e quindi sono molto fiducioso. Nella prima parte del campionato uno dei talloni Achille dell'Asco è stato proprio il rendimento esterno, dove si sono fatti pochissimi punti. La salvezza, come per tutte le squadre che lottano per mantenere la categoria, passa per il fattore casalingo, e quindi l'appuntamento di domenica, sì, è vero che si andrà ad affrontare una squadra forte e temibile, ma chiaramente in questo momento l'Ascoli deve cercare la vittoria. Sono pienamente d'accordo, penso che giocare in casa deve essere la nostra arma in più. Abbiamo una piazza molto molto importante, con un tifo che molte squadre di categoria magari non hanno, e quindi ben appunto per questo deve essere veramente la nostra arma in più, perché la nostra salvezza deve passare, non ti dico il 100% dalle partite in casa, però deve avere un peso veramente importante nei punti in cui dobbiamo portare a casa. Finora a livello realizzativo all'Ascoli sono forse mancati un po' i gol che arrivano da dietro, cioè da centrocampisti e difensori, tolto l'Eurogol di Botteghin a Parma. Però un passo alla volta, esatto, serviva, è importante anche quello. Esatto. E lei che è un giocatore che la porta la vede abbastanza bene, è temibile anche negli inserimenti, cosa che all'Ascoli finora è un po' mancata. Come pensa che può essere utile sotto quest'ottima? No, sicuramente è una mia caratteristica, in passato ho fatto diversi gol sia di inserimento ma magari anche tanto con tiri da fuori, e ripeto, è un po' di tempo che non trovo il gol, quindi è una cosa che è anche un mio obiettivo personale ritornare a quello lì, perché so che se ritrovo il gol posso essere ancora di più in grado di dare una mano alla squadra. E ripeto, comunque i gol dei difensori, i gol dei centrocampisti, degli esterni, dei quinti, sono gol che magari, tra virgolette, nell'arco del campionato ti danno qualche punto in più, che alla fine possono essere quei punti determinanti per arrivare alla salvezza. Che rapporto ha con mister Castori? Lo conosceva prima? Che idea ha di questo tecnico che ha un curriculum che parla da solo? Probabilmente in questa Serie B non c'è un allenatore alla pari di Castori. No, è la prima volta che mister mi allena, però bene o male ce l'ho conosciuto altre volte, comunque abbiamo giocato spesso contro, ma è capitato anche, lui abita comunque nelle mie zone, quindi spesso capitava che ci incontrassimo in giro così e scambiassimo qualche parola, quindi diciamo il rapporto molto buono fin da subito e di quello lì sono molto contento, perché penso che possa darmi una mano anche a me a livello personale, nella mia crescita, comunque nel ritrovare il campo dopo magari tanto periodo, ritrovare la forma migliore e anche ovviamente ritrovare magari le mie giocate, i miei gol sotto quel punto di vista. Penso che sia un allenatore, come hai detto tu, che il curriculum parla da solo. In questa categoria è una marcia in più. Io penso che se noi siamo tutti concentrati e tutti nella sua idea di pensiero, veramente penso che possiamo fare un giro di ritorno veramente tanto positivo.